Ecco, vediamo un po'. Questo ragazzo, ecco, vedete, che prende una sdraio, diciamo, si siede lì, ecco, vedete, ogni tanto si rinfresca, beve una bibita, la gente passa. Pagatemi per non fare niente. Ha avuto quest'idea. Vedete che alcune persone lasciano una moneta. Lui continua a star lì, ogni tanto si addormenta, sente musica. Ecco. Qualcuno si fa la foto. È diventato un'attrazione. Un bambino, questo qui, vedete che si è fermato a guardarlo. Perché quasi non capiva, pagatemi per non fare niente. Sta per salire qui sul podio Carlo. Volevo sapere dai nostri consiglieri, anzi ve l'abbiamo già chiesto prima, se pensate che questo sia un colpo di genio o un qualcosa invece assolutamente da, come dire, aiutatemi. Insomma, ma no, ma guarda, né l'una né l'altra. O il contrario, c'è una cosa inaccettabile. Vediamo un po', abbiamo una grafica. Vediamo. Se penso sia un colpo di genio, no, oppure no, gliel'abbiamo chiesto prima. Preferisco il caffè a un cornetto, sì, a un'altra persona. Senza tetto, cioè, non... Certo non gli do i soldi. Allora, tra poco vedo. Comunque, se... eccoli qui. Allora, Elena, la contraria. Per esempio... Se stesso. Adriano. Vediamo Manuel cosa ne pensa. Perché uno può dire, beh, questo per un ragazzo però ha avuto un colpo di genio. No. Le persone si fanno... Si fanno addirittura la fotografia, lasciano le monete. Chiediamolo a Carlo. Vieni, il Carlo. Una vita in vacanza, una vecchia campana, niente nuovo che avanza, tutta la banda che suona e che canta, per un mondo diverso, libertà che mi ha perso, nessuno che rompe i coglioni. Ciao Carlo, ciao, prego. Che ti dico, io sono Carlo, ho 30 anni e ho avuto appunto questa idea, l'hai già spiegata, vado con questo cartello, ho scritto pay me to do nothing in inglese, però diciamo in italiano pagami per non fare nulla, mi metto con una sdraio fantastica con le bretelle, me la posso portare anche dietro con le bretelle, un po' di musica per creare l'atmosfera, un drinkino, magari un ventilatore per farti un po' di aria, per spruzzarti un po' d'acqua, sto là, aspetto e prendo i soldi. Senti, Carlo, aspetta, si guadagna bene? Si guadagna bene. Paga le tasse? Non pago le tasse. No. Beh, quella è l'elemosina. No, scusa, ho detto l'elemosina, scusami. Non è un problema, non mi interessa. Sono offerte, sono riconoscimenti per l'arte. Cos'è arte? Sì. Cos'è? È un modo, diciamo, per... un modo per non fare niente, ma fondamentalmente ricavarmi del tempo per fare qualcosa per me. Ecco. Allora, mettiamo a suo agio il nostro Carlo, prego. Prego, Carlo, vieni. Vabbè, mettiamo a suo agio. Naturalmente l'ha scritto in inglese perché ci sono molti turisti, immagino, per questo. Esatto, no? Ciao, sì. Carlo. Ciao. Prego, accomodati pure, fai... ecco qui. Senti, quando vai in bagno ci va a un certo punto con la... Lo sai che è un problema questa cosa? Devo fare pausa per andare al bagno. Quindi si deve far pagare che per... Ma porca miseria. Vero. Secondo me, ciao, con tutto rispetto, ciao. Puoi dirmi quello che vuoi. La tua idea non è geniale, ma è geniale se la mettiamo nella visione che tu stia cercando pubblicità per un altro progetto. Allora, bravo. Ok, allora, grazie perché è così. Carlo, hai una band, tu, Carlo, hai una band, tu, ho letto. Sì, si chiama Waiki. E quindi, però, la pubblicità tu speri di essere pagato per produrre i tuoi dischi un giorno. Certo, ovviamente, io ci voglio lavorare con la musica, ma come io vorrei lavorare con la musica, secondo me, ognuno dovrebbe trovare la propria passione e spingere in quello. Per fare musica io non posso andare 8 ore al giorno a lavorare in un bar o in un ristorante, in qualsiasi attività. Si altrimenti può fare non anche da professionisti. Diciamo Dale che per trovare... Amoroso, finisco un attimo, poi mi dici il tuo pensiero. Per corista di gospel, quindi si può lavorare e studiare. Ok, posso sappia dirti cosa che è penso? Possibile. Okay. Lei è un gran bel furbone, ma sappia che è possibile anche fare diverse cose. Va bene. Ti rimetti gli occhiali, non li metto nel logo.
Diciamo che no, io penso che a me serve serenità per fare questa cosa, tornare a casa stanco la sera non mi permette di scrivere, di fare quello che devo. Scherzare. Ma vogliamo scherzare, la vita nasce comunque... dolore. La tua idea comunque si è dimostrata, ragazzi. Certo che però sì. Se ne sta parlando, se quindi, sta parlando l'idea, quindi lui l'ha ottenuto modo, quello che, beh, giusto, che voleva. Sbagliata, non c'è dubbio. Se esatto, pensi che c'è gente c'è negli uffici con l'aria condizionata viene pagata per non fare niente, quindi no. Se te non chiedi, non ci prende a nessuno. Allora, abbiamo chiesto alle persone che si erano lì, quelli che hanno dato una moneta, quanto ti danno? Dipende, dai 50 centesimi ai 2 euro, anche 5 euro, anche 10. Anche 10 euro. Mi ho chiesto, ma lei perché ha messo la moneta per uno che scrive pagatemi per non fare nulla? Sentiamo cosa hanno risposto. Sai fare. Un po' perché no. Divertente rispetto agli altri artisti di strada. Almeno è sincera, a differenza di molti che chiedono l'elemosina. Perché è simpaticissimo, un'idea geniale. Lo voglio fare anch'io così. In realtà è tutta invidia, vorremmo tutti fare quello che fa lui. Aspetta, che ce lo chiedo subito. Why did you just put money in that? He was creative. Why not? Hai capito? Dici che lui c'ha creativity. E non lo so nemmeno io, però lo vedi, dico, questa è una persona intelligente che è più di noi. Una vita in battaglia. Come ti è venuta questa idea? Oh. Guarda, sono anni che cerco modi per non fare nulla, questo è solo l'ultimo di una lunga serie di modi. Quindi io lo dici io cerco... per provocarci? No, no, è vero, è vero, è vero. Io però vorrei sentire Manuel, perché Manuel lo sta guardando da un pezzetto con aria così, no? Incredula. No, ma pensa che è uno scherzo. No, perché io infatti la prima cosa che ho chiesto, non conoscendo, era se era uno scherzo, perché è simpaticissimo, su questo non c'è niente da dire. Però quando tu lo fai e pensi invece a qualcuno che magari si alza la mattina alle 4 e va a lavorare, okay, e per prendere niente, perché lo sai benissimo, okay, prendere niente, e quindi che si fa un culo così. Okay. Vorrei sapere a cosa pensi in quel momento. Niente. Cosa penso di quella persona? Io penso che ognuno dovrebbe fare quello che lo soddisfa. Se ti soddisfa andare a fare il panettiere e alzarti alle 4 di mattina, io ti rispetto, hai tutto il mio rispetto e tutto il mio appoggio. Magari non è una scelta. Ma vi dico una cosa, che no, non è volte semplice vivere senza lavorare, però se tu ti metti nella condizione di non farlo, di importi di non farlo, prima o poi ti inventi qualcosa, questo te lo posso assicurare. Ma cosa vuoi assicurare a noi? Cioè, pare col Ministero del Lavoro, visto che ne abbiamo uno nuovo. Perché ti devi imporre di non lavorare? Perché no, questo è la mia filosofia, non è che la filosofia... Ma le canzoni le scrivi con la band o no? Scusa, perché un lavoro lo farai, almeno quello della scrittura e della creatività. Ok. Quello è un lavoro vero, sì, no? Sì, però insomma sono cose che io faccio innanzitutto per piacere. E grazie al cavolo, ci mancherebbe altro che le facessi per dovere, visto che non fai un cavolo tutto il giorno. Ma una canzone, un accenno, lo possiamo sentire 20 secondi, visto che non fai un tubo adesso, dalla mattina alla sera? Ok. La canzone? Che vuoi sentire? Adesso una anche canzone in diretta? Anche voglio sentire da te, mica io lo so il tuo repertorio. Ma mi servirebbe una base, non è proprio... allora scusa se ci vuole pure la base. No, però sì, questo ragazzo sta qui di fronte a tutti. Comunque una canzone che è passata prima quando c'era il servizio. Era mia. Era tua. La mettiamo sottofondo, per favore, se è possibile. Però voglio dire, questo ragazzo, insomma, sta comunque respingendo le... anche con forza quello che tutti gli stavano dicendo. È un creativo. È uno creativo che ha la faccia tosta e non può essere altrimenti. Qui scrivono al nostro numero WhatsApp: perché i carabinieri non fanno una multa? Intanto sentiamo il pezzo tuo. Perché non fanno una multa al giovane strafottente che chiede i soldi per non fare niente? Occupazione suolo pubblico, hai avuto problemi? Ho il permesso. Hai il permesso? Ho il permesso come artista di strada. Come artista di strada? Cosa fa? Vendita abusiva di che? Di niente. Vendita abusiva di niente, esatto, bravo. Complimenti, è un bel reato. Peccato che questa sia per una canzone di Eminem, ma fa niente. Bravo, mi sta bene. Vi ricordate quel film di Alberto Sordi in cui la moglie alla Biennale di Venezia rimane su una sedia, sì, così, e dicono che è un'opera d'arte? Come no? Esatto. Forse lui è un'opera d'arte e è per questo che non lo sappiamo. E non lo sappiamo. Cosa puoi fare per renderti utile? Tanto stai seduto, a volte le persone hanno bisogno di essere ascoltate. Brava. Tu ti mettessi lì, no? Ma sarebbe fare qualcosa. Mi snatura totalmente il progetto. Sì, un po' troppo. Ti consiglio di abbassare. Però ti dico una cosa. No, io ti sto
sto dicendo quello che penso, non sono strafottente. Una persona con tanti problemi. Se lui non fosse strafottente, lui non farebbe quello che fa. Certo. Posso dire una cosa? Io non sono strafottente, io sto solo dicendo quello che penso, non voglio offendere nessuno. Voi avete il vostro pensiero e lo rispetto. Certo. Io è il mio. Questo è il mio pensiero, non è strafottenza. Magari sono pazzo, ma io penso quello che dico. Faremo l'iscrizione all'albo anche noi. Dolce non far niente dalla mattina alla sera. Copri e non paga le tasse. Ci siamo? Vai! Dietro le quinte, sta per salire sul podio, la moglie di Francesco Fazzinetti. La definisco così per comodità. Vilma, Vilma Faisole, dietro le quinte, eccola qui, sta per salire sul podio e scopriremo perché. Allora, prima abbiamo fatto, vediamo se hanno cambiato idea. No, per niente. Allora, no, anzi, facciamo, facciamo uno per uno. Elena ha cambiato idea? Doppio pollice, in giù. Rita? No. A me diverte. A me per capisco quello che tutti dicono, eccetera. Però forse dall'alto della mia età mi fa sorridere una persona che in qualche modo... Quindi pollice verde. Adriano. Ti dico la verità. Onestamente non mi interessa proprio. Proprio, quindi proprio togli il fondo, no, indifferenza. Sarebbe da discuterci in un'altra maniera, sì, capito? Sì. Ma cioè, qui non possiamo, cioè, io non lo conosco, per cui ha un atteggiamento un po' strapotente, come dice Elena, sicuramente, c'è quest'aria un po' così che ci può insegnare come il senso della vita, no? Per cui un po' mi girano anche i zibidei, no? però in effetti poi un ragazzo c'ha 30 anni, esatto. Poco mi ride, io ho 70 anni, che gli posso dire a questo ragazzo? Va a lavorare. Diciamo che se li meriterebbe tutti e due i pollici, dai, perché comunque, come ha detto Rita, alla fine per strada a Roma strappa un sorriso delle persone, quindi su questo non c'è niente da dire. Poi su qualcos'altro magari ci sarebbe da discutere, però entrambi. Oh, è andata bene, grazie. Ti divido i nostri consiglieri. Mauro, mi sembra di aver intuito. La cosiddetta promozione artistica, adesso aspettiamo l'artistico, o le costa troppo fare un disco, poi alla fine è un lavoro. Va bene, lo sto facendo il disco, lo sto facendo. Cercate Hawaiki, il nome del mio gruppo si chiama Hawaiki, ieri siamo usciti con un pezzo, si chiama Electric Kiwi. Siete usciti kiwi tutti di testa? Tutti insieme. Allora, ricordiamo Sorriso Web, un sorriso ce lo fai gratis. Se vuoi iscrivere, Carlo Farina, tagliosimpiazzarai.it. Ciao Carlo. Posso darti una cosa prima di andare? Non il CD, perché non... Non il CD, assolutamente, però ti ho preso un regalo. Non ti fa niente, te lo tiriamo dietro. Ho preso un regalo, aprilo, fallo vedere. Dio. Non è una bomba, giuro. Aspetta. Bravo. Questo è un kiwi elettrico, un applauso per il kiwi elettrico, per favore. La prossima nuova fantastica idea di Carlo Farina. Questo è il simbolo del nichilismo, della libertà di pensiero, e te lo volevo dare per ringraziarti di questa opportunità. Esatto. Non ti manca la faccia tosta nella vita, quella serve. Ciao Carlo! Grazie.